Buonasera amici di Teletrio, ci troviamo a Lizzano per un evento molto importante. Siamo qui con l'ideatore di questo progetto, infatti ve ne parlerà lui, Dario Palanga. Salve, allora stiamo donando con l'associazione di Erav Monteparano, in collaborazione con lo Ionix Lug, una centralina di rilevazione di polveri sottili al comune di Lizzano. Adesso ne parleremo meglio, vi spiegheremo di cosa si tratta. Al presidente dell'Erav di Monteparano, Andrea Nobile. Grazie e buonasera, benvenuta a Teletrio. Allora, io sono il rappresentante legale della Erav di Monteparano, cioè in parole povere emergenza radioamatori volontari. Siamo volontari di protezione civile e siamo qui perché abbiamo preso a cuore la nostra donazione di questa centralina a rilevamento polveri sottili di PM10 e PM2,5. Noi come associazione siamo una onlus di fatto per tutela e valorizzazione dell'ambiente, quindi abbiamo fatto sì con questa centralina, abbiamo sensibilizzato i nostri soci per arrivare a una bella finalità, cioè quella di informare la gente e dire più o meno, facendo da monito, cosa respiriamo realmente. Perché con tutte le fatti di cronaca che stanno succedendo qui attuali, quindi stiamo facendo qualcosa di buono. Poi non so se tutto questo pensiero sarà condiviso con la cittadinanza di Lizzano, a cui noi stiamo appunto donando questa centralina. Ora il programmatore informatico Dario Palanga ci spiegherà come chiunque di noi da casa si può creare la propria scatoletta rilevatrice di polveri sottili. È molto semplice, i componenti sono acquistabili online con tutto il case e il necessario. Per la lista dei componenti basta cercare sul sito Ionix Lug, c'è un articolo dedicato alla progettazione e allo sviluppo di questo dispositivo. Quindi dai normali canali di acquisto di beni, negozi online sono tranquillamente recuperabili. Oltre a questo progetto siamo lieti di farvi vedere in futuro cosa l'Erav ci ha riservato. Ora vi passerò al microfono il responsabile della futura unità cinofila dell'Erav, Antonio Melchiorre. Buonasera, io sono Antonio Melchiorre, responsabile dell'unità cinofila con il mio Labrador di 7 mesi, si chiama Black, che è in preparazione per poter appunto avviare questo programma. Grazie mille, signor Melchiorre.